E salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Qui come sempre Mario che vi parla ed oggi ho il piacere di intervistare un grande artista, per me è un onore. Oggi è qui con me Luigi Grechi De Gregori ed io lo ringrazio veramente per aver accettato il mio invito. Ciao Luigi. Grazie, grazie a tutti voi, ciao, è un piacere accettare l'invito, saluto gli ascoltatori. Come stai? Come stai? Bene, siamo in autunno, Bene, sto bruciando le foglie secche. direi un po' di spezzare il ghiaccio, di sciogliere il ghiaccio, spezzare, non si dice. Raccontandoci un po' com'è che nasce questa tua passione per la musica, dagli inizi, insomma, quando è che hai detto io nella vita voglio fare musica? Ma è successo un po'. La musica ho cominciato ad ascoltarla quando ero ragazzo, io c'era solo la radio, quindi ascoltarla alla radio, poi sono arrivati i 45 giri, i singoli, poi gli LP, poi i vinili, quindi ho ascoltato la Tintilla studio di Roma, al suo studio, quello meno noto, quello delle origini, quello fondato da Harold Bradley, ed era un posto dove si ascoltava musica ruspante da tutto il mondo. Da lì E eri. quindi mi sono innamorato. Poi chiaramente fra tutte le musiche del mondo, quella suonata con voce e chitarra e nient'altro era, ai tempi era, La coincideva migliore. con il country, col folk, con la musica folk, diciamo, Ecco. qualunque cosa voglia dire, perché oggi è difficile spiegare. Comunque musica fatta da bluesman, voce e chitarra, o da bianchi che suonavano banjo e cantavano, insomma, da espressioni minimali, senza band, senza molti musicisti Sì, sul palco. oggi è un po' Quindi, difficile ascoltare musica, voce e chitarra. sì, faccio ostinatamente negli ultimi anni, mi presento, anche se ho degli ottimi musicisti che possono accompagnarmi quando è richiesto, però io giro proponendomi da solo voce e chitarra e cercando di agganciare il pubblico come sono stato agganciato anch'io da questo tipo di musica. Perfetto, sappiamo che è uscito il tuo nuovo singolo, Barry, spero di non sbagliare la pronuncia. No, 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 è giusto. Ti va di parlarcene un po'? Sì, come no, Barry è un personaggio di fantasia, cioè molte canzoni dicono non solo le mie, ma dicono io, ma si parla di un altro, è un personaggio che racconta la sua storia e le sue angosce. Quindi Barry è un personaggio sconsolato, un reduce di una idea fallita, può essere una rivoluzione, può essere una guerra civile, può essere qualunque cosa, può essere la ricerca di un sogno, e alla fine tira le somme ed è deluso. Ecco, questa è la storia di Barry, è una canzone tristissima, infatti l'ho fatta uscire in novembre proprio perché è il mese, È un mese triste. uno dei mesi più tristi, ma fa parte poi di un progetto, è un singolo che fa parte di un progetto che è una canzone al mese in cui dal 21 di giugno ho pubblicato una nuova incisione ogni mese, quindi ho cominciato con Dublino, che era fatta da un gruppo giovane, è una canzone scritta, firmata da Francesco De Gregori e da me. E quindi abbiamo deciso di partire con questa versione vecchia, ma di due autori importanti, eseguita da un gruppo di giovanissimi. Ho pensato che portasse bene. Quindi il 21 è uscito Dublino, il 21 giugno, poi sono usciti a luglio Tangos e Mangos, agosto l'abbiamo saltato per evidenti motivi, a settembre è uscito Un tipo strano. No, a settembre è uscito Sangue e Carbone, a ottobre è uscito Un tipo strano e il 21 novembre è uscito Barry. Quindi Ecco. fa parte di un progetto che va avanti, andrà avanti. Adesso ci Speriamo. sarà una sospensione per dicembre, sempre per motivi di disattenzione generale, perché a Ferragosto e a Natale si pensa ad altro. Quindi. Sì, hai E ragione. poi riprenderà ogni mese con un brano, se non inedito, comunque rinciso e riarrangiato. Per cui Ecco. Mi che poi alla fine può darsi che finisca in un CD, ma anche se
se credo che ormai il CD o comunque qualunque supporto abbia un valore promozionale e non di vendita, è un biglietto da visita, un omaggio, un ricordo. Ormai la musica si ascolta soprattutto con le chiavette, con gli iPod, gli iPad, i media in genere. Bene Luigi, anche se hai tanta esperienza, quindi ne hai viste di cotte e di crude, diciamo, qual è il sogno che ancora non sei riuscito a realizzare e che vorresti realizzare nella tua carriera? Ma guarda, non ho sogni speciali. Il sogno è quello di continuare, sì, di avere un po' più di pubblico per poter fare più serate, perché per ora siamo a qualche decina di serate all'anno, potrei lavorare anche di più. Ma sì, quello non è un sogno, quella è una prospettiva, perché basta lavorare e lo si raggiunge. No, il sogno sarebbe quello di contribuire a fare in modo che rinasca una specie di folk studio, che come fece salire per la prima volta sul palco me, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Locascio, Luca Sciulli, eccetera, e tanti altri. Vorrei che in Italia ci fossero parecchi posti così. Qualcuno ce n'è, ma sono troppo pochi per creare un circuito, per creare una tendenza e per dare una connotazione, un posto a un pubblico che è molto più vasto di quello che si crede. Bene, dai, speriamo che questo tuo sogno, anche se complicato in questo momento, possa realizzarsi. Sì, mi sembra, sì, è complicato da sempre, ci vuole molta, molta buona volontà e ci vuole. Dai, incrociamo le dita. Dai, la speranza non muore mai, la speranza non muore mai. Io Luigi veramente ti ringrazio per aver accettato questo mio invito e averci dedicato questi minuti in questa intervista. Ti mando un grande abbraccio e ti auguro una buona carriera e spero che questo tuo sogno possa realizzarsi, dai. Grazie a te, spero di incontrare i vostri ascoltatori prima o poi. Va bene, un abbraccione Luigi, un abbraccione. Ciao, grazie, ciao.